Mazzotti, Favo e Maiorano regalano tre punti pesanti alla Vastese, che supera meritatamente 3-1 il Sinti Albalonga. Ad avvio gara Alto Belli depone a bordo campo un mazzo di fiori per ricordare un tifoso scomparso nelle ultime ore. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla cronaca. Nei biancorossi mister Lucarelli si affida al solito 3-5-2 con la voglia di dimenticare velocemente il pesante passo falso di 7 giorni fa contro il Monte Giorgio. Torna dal primo Ricciardo dopo aver smaltito i postumi dell'infortunio che lo hanno tenuto fuori dal rettangolo di gioco diverse giornate. Orchi non convocato perché non al meglio. Dall'altro lato i laziali di D'Antoni vengono da 5 risultati utili consecutivi. Subito in campo l'ex di giornata Sbardella. Dopo i primi 5 minuti iniziali a provarci la Vastese con una punizione di Montebugnoli smanacciata da Santilli e poi con una conclusione di Maiorano sugli sviluppi dell'azione e facilmente bloccata dall'estremo laziale. Al 9° tenta la fortuna da fuori Di Nardo, tiro debole centrale. La partita si addormenta ma al 34° passa in vantaggio la Vastese, punizione dalla destra di Montebugnoli, remake di quella del 5° minuto e Mazzotti con la nuca disegna una traiettoria imparabile per Santilli 1-0. Al 45° si infortuna Imperatori, al suo posto entra Fiorini tra le fila ospiti. Da qui a fine primo tempo non succede altro, laziali mai pervenuti dalle parti di Del Giudice. Nella ripresa subito pericolosi i romani al 6° con una conclusione velenosa da fuori di Siviglia, Del Giudice respinge. Al 14° la Vastese raddoppia con una semi rovesciata di Favo che da dentro l'area controlla una palla respinta dalla difesa proveniente da corner e batte Santilli per il 2-0. Al 29° gli ospiti accorciano le distanze con Fontana, bravo a girarsi in area di rigore e a battere Del Giudice per il 2-1. Al 37° Maiorano da calcio d'angolo spaventa Santilli sugli sviluppi del corner successivo. Il centrocampista disegna una parabola imprendibile per l'estremo ospite, gol del 3-1 da Cineteca. Al 41° Santilli si riscatta salvando sul tiro piazzato del neoentrato Busetto. Al 45° Del Giudice si esalta e respinge distinto sulla conclusione laziale. Al 48° la Vastese si procura un rigore dopo un'azione in contropiede, Calì va sul dischetto ma spara clamorosamente alto. Da qui a fine gara non succede altro con la Vastese che torna meritatamente alla vittoria e sale a quota 16 in classifica. I romani invece restano a secco e fermi a 17 punti dopo una gara troppo rinunciataria. Mister Lucarelli, l'importante era tornare a vincere, primo tempo difficoltoso della sua squadra, poi nella ripresa siete usciti meglio. Sì, era una partita, come ci capita spesso, di giocare dopo delle sconfitte, quindi con tutta la tensione del caso, però ragazzi si sono dimostrati di nuovo pronti, di nuovo capaci di fare una partita attenta, concentrata e anche con buona qualità, secondo me, in un momento della partita che ci ha permesso, secondo me, di vincere in maniera anche meritata. Un gol di un difensore ha sbloccato la gara, poi è arrivato anche quel gol clamoroso, potremmo dire, di Maiorano direttamente da calcio d'angolo. Sì, lui è il terzo gol, ci ha sicuramente dato una certa tranquillità, perché la partita poi sul 2-0, avendo preso un gol su palla inattiva, ci aveva fatto un pochettino perdere le distanze e poi perdere qualche certezza. In realtà poi, ragazzi, l'episodio favorevole questa volta, come non è stato invece domenica scorsa, e siamo riusciti a vincere questa partita, per noi importante. La Vastese che in casa riesce comunque a fare meglio rispetto a quando va in trasferta? Ma in realtà noi siamo un po' sulle montagne russe, devo cercare di dare... devo lavorare in maniera affinché ci sia più stabilità di prestazione anche fuori casa. In realtà noi qui siamo fuori casa perché giochiamo ad Agnone e ci vuole un'ora, quindi una trasferta, quindi secondo me non è niente di mentale ma semplicemente è una crescita che la squadra pian piano deve fare, domenica dopo domenica, speriamo già da domenica prossima.